È la società ingegneristica Studio Silva SRL di Bologna ad essere la vincitrice del concorso di idee per la realizzazione del parco pubblico nell'ex area dell'aeroporto promosso dal comune di Fano. La commissione, presieduta dal dirigente provinciale e l'architetto Bartoli, ha dovuto scremare dalle 20 proposte arrivate una prima decina di bozzetti che non erano aderenti ai requisiti indicati nel bando. E sui rimanenti 10 è iniziato il delicato compito di valutazione delle proposte e delle soluzioni dei progettisti, declinando al meglio i concetti di viabilità, impatto ambientale e fruibilità degli spazi verdi. L'individuazione del miglior progetto realizzabile arriva dopo altre tappe fondamentali, tutte perseguite da questa amministrazione comunale. Oggi diamo seguito ad una proposta concreta con il concorso di idee che ci fa vedere un'idea di progetto. È un bel progetto che tiene conto di tanti aspetti e tiene conto delle indicazioni che l'amministrazione, attraverso anche un percorso partecipato, aveva espresso. Ancora una volta abbiamo dimostrato che manteniamo fede ai nostri impegni, ma soprattutto è un risultato importante che qualifica e migliora la nostra città. Adesso parte un iter che farà capo ai lavori pubblici del Comune di Fano per passare attraverso piano particolareggiato alla parte attuativa di questa proposta, ovviamente attraverso un percorso modulare, cioè realizzare modulo per modulo il futuro parco urbano. Un parco che vedrà la sua realizzazione a moduli ed in base alle risorse disponibili e che abbraccerà un arco temporale per ora non quantificabile, ma che come punto fermo alla posa della prima pietra entro la fine di questa legislatura. Verranno recuperati gli edifici, verranno utilizzati per altre funzioni, aggregative, ristoranti, centri diciamo civici, ma sicuramente rimangono. E manteniamo, insomma, senza rivoluzionare la storia di quell'area, che è una storia importante, ma la riqualifichiamo, rinnoviamo in maniera tale che possa essere ancora più funzionale alle esigenze di una città, quelle che fanno la terza città delle Marche, che ha bisogno di un parco.